Eccoci qua, ben ritrovati a Rush Hour, sono precisamente le 15.30 come di consueto, questa è l'apertura di Wall Street in un momento estremamente delicato, in un momento estremamente difficile per i mercati e non solo, abbiamo sentito la presidente Lagarde solo qualche istante fa, ci siamo presi naturalmente una pausa pubblicitaria doverosa di più o meno 5 minuti, ora siamo naturalmente in linea di nuovo. Rapidamente tutto ciò che è successo invece negli Stati Uniti nel mentre stavamo facendo la traduzione simultanea della BCE, poi vi faccio rapidamente anche il recap di tutto ciò che ci ha comunicato Lagarde. Guardate l'inflazione annuale, tasso di inflazione anno su anno al 7,9%, inflazione core anno su anno al 6,4% e su base mensile 0,8%, insieme naturalmente core, inflazione core su base mensile al rialzo dello 0,5%, richieste iniziali su sussidi occupazione 227.000 e queste continue 1.494.000, dati estremamente importanti. Perché? Perché abbiamo sentito adesso da Christine Lagarde che effettivamente la BCE, in altre parole, non può fare più di tanto sulle pressioni che riguardano il prezzo delle commodities e soprattutto il prezzo dell'energia, petrolio e gas in particolar modo. Ha ribadito Lagarde più volte che lo shock energetico a causa ovviamente dell'invasione della Russia in Ucraina è imparagonabile allo shock precedente che abbiamo vissuto dal Covid. Intanto andiamo a vedere l'impostazione di Wall Street in questi primi attimi di trading, sono precisamente le 15.30, il Dow Jones cede un punto percentuale, l'S&P 500 lo 0,99% di calo. Questa è la situazione sul Nasdaq, 1% di calo anche per il Nasdaq. Come potete vedere, il Dow Jones rimane in correzione, il Nasdaq rimane ovviamente addirittura mercato orso, il cosiddetto bear market. In effetti nessuno si aspettava dei cali simili, anche tutti i trader, insomma tutti gli analisti che erano posizionati già al ribasso sui mercati, nessuno avrebbe potuto immaginare quello che effettivamente sta accadendo adesso a causa ovviamente della guerra in Ucraina. Rapidamente il decennale USA rende l'1,97%, il trentennale 2,35%, lo spread tra BTP e Bund 162 punti base e l'euro dollaro, guardate questa debolezza della valuta dell'eurozona nei confronti del dollaro, mezzo punto percentuale di calo. E invece cosa fanno gli investitori? Si affrettano tutti a comprare dollaro, perché stiamo vedendo l'indice del dollaro, il cosiddetto DXY, a 98 e dunque torna a 98,32, rialzo dello 0,3%. Ora chiedo alla regia rapidamente il titolo 2, perché faremo appunto il punto sul quadro di politica monetaria della BCE, che cosa ci ha comunicato Christine Lagarde. Sono particolarmente preoccupati per tutto ciò che accade in Ucraina e soprattutto per le conseguenze che avrà sull'economia europea e pressioni inflazionistiche. Io ci tengo a ribadire il punto più importante, che l'inflazione rimarrà più alta del previsto nel medio termine, quindi qua non si parla più di un'inflazione alta nell'immediato, ma si parla di un'inflazione altissima nel medio termine. Rapidamente i tassi sono rimasti invariati, porta aperta però per un rialzo per i mercati 25 punti base ad ottobre, questo è quanto hanno scontato già effettivamente i mercati. Gli acquisti netti mensili nell'ambito del APP, attenzione, qua c'è la novità, ammonteranno a 40 miliardi di euro ad aprile, 30 miliardi a maggio, 20 miliardi a giugno e Francoforte più falco del previsto. Le borse ovviamente stanno accelerando al ribasso proprio in questo istante anche in Europa, e ovviamente dall'altro canto, come vi avevo fatto vedere qualche istante fa, i titoli di Stato stanno schizzando, stiamo parlando ovviamente dei rendimenti. Guardate il decennale italiano al rialzo del 13,22%, il rendimento, cosa significa ciò? Significa che ovviamente stiamo assistendo a delle vendite, e cioè tutti vendono le proprie posizioni sul mercato obbligazionario in concomitanza con vendite di posizioni sul mercato equity. Questo è il FTSE MIB, 4% di calo. Hanno parlato ovviamente anche nel corso della BCE delle pressioni che sta vivendo il mercato equity e soprattutto il calo così estremamente inaspettato. Ora ovviamente faremo il punto con il nostro ospite Paolo Nardovino, Main Trend Analysis. Buongiorno Paolo, ben ritrovato. Buongiorno Alexandra.
Un caro saluto agli spettatori di Le Fonti. Paolo, tantissima carne sul fuoco. Oggi da una parte dati macro inflazione USA, dall'altra parte BCE, che mi è sembrata una BCE che quasi diciamo non può fare nulla, non può fare nulla, specie per quanto concerne lo shock energetico a cui stiamo assistendo, e l'inflazione che poi è altissima. Abbiamo visto anche le previsioni dell'inflazione che sarà ancora più alta nel medio termine, anzi stiamo andando già a medio-lungo termine, perché prevedono diciamo una normalizzazione per il 2024. Detto ciò, tra poco ci torneremo, ma prima innanzitutto un commento di questa apertura e questa accelerazione al ribasso diciamo dell'equity. Allora, i dati sull'inflazione, anche i dati usciti in America oggi, è un dato record, siamo all'inflazione più alta dall'82. Sono naturalmente dati che preoccupano e che comunque restringono il campo di manovra delle banche centrali, perché la situazione che si è creata tra la Russia e l'Ucraina ha portato forti rialzi su tutto il comparto delle materie prime di base, ma anche delle materie prime legate agli alimentari. Abbiamo visto l'aumento, forte aumento del grano tenero, del mais. E quindi abbiamo una situazione generale che consente spazi di manovra ulteriori alle banche centrali. Quello che può fare la banca centrale è prendere un po' di tempo e magari intervenire in maniera più pesante dopo, cioè diluire nel tempo l'intervento e renderlo più pesante dopo. È quello che ha detto in sostanza la Lagarde. Naturalmente la situazione non è una situazione rosea e il mercato lo sta scontando. Abbiamo visto che oggi i mercati europei stanno correggendo il forte rialzo di ieri. Il mercato americano è stato meno dinamico nella seduta di ieri e oggi fa fatica. Tutti e tre gli indici hanno aperto con il segno negativo. La situazione è una situazione preoccupante anche perché oramai siamo soprattutto sull'indice tecnologico in un mercato che è il mercato orso, lo dicevi tu, siamo al di sotto del 20%, ma anche sul Dow Jones, questa è una cosa che poi magari farò vedere dopo, abbiamo avuto l'incrocio ieri, nelle sedute di ieri, tra ieri e l'altro ieri, della media mobile 50 periodi con la media mobile 200 periodi, l'incrocio ribassista, e questo è un segnale che viene visto con particolare preoccupazione dagli investitori istituzionali. Quindi siamo in una fase di mercato molto delicata. Assolutamente sì, infatti stiamo vedendo un'accelerazione al ribasso importante con l'inizio di questa seduta. Lo stesso vale anche per il mercato obbligazionario, perché quando ovviamente i rendimenti vanno al rialzo vuol dire che stiamo assistendo a delle vendite molto molto marcate. Questo accade sì in Europa che negli States attualmente. Paolo, ecco, prima di andare ai singoli titoli, intanto invito i nostri telespettatori a mandarci tutte le curiosità. Ti chiedo un parere su quello che ci ha comunicato anche la BCE, soprattutto ti sembra un pochettino, come dire, impotente? Sì, è messa all'angolo, ma questo lo stiamo dicendo da tempo, perché l'atteggiamento attendista che hanno avuto purtroppo ha comportato una situazione che adesso è difficilmente gestibile con la nuova situazione che si è creata tra la Russia e l'Ucraina. Questo era un elemento che mancava nelle analisi nel 2021. Le banchieri centrali hanno voluto prendere tempo, purtroppo si è verificato questo evento, che è un evento che cambia totalmente le carte in tavola. Quindi avremo probabilmente un periodo di inflazione alta strutturale. Quello che può fare adesso, diciamo, ha un po' le mani legate, ma sia la Lagarde sia anche la Federal Reserve, vedremo la settimana prossima. Gli spazi di manovra non sono tanti, quindi la situazione resta, a mio avviso, preoccupante. C'è da dire una cosa, che l'alta inflazione però fa comodo dal punto di vista del debito, perché noi adesso siamo in un mondo che è molto indebitato, si è molto indebitato dopo la pandemia, e l'alta inflazione
tende a erodere, diciamo, il problema del debito. Quindi tra gli vari aspetti negativi c'è questo aspetto che possiamo vedere come aspetto positivo e che può far attendere un po' le banche centrali nell'intervenire. Naturalmente l'intervento delle banche centrali, che quando ci sarà, sarà massiccio, penalizzerà ulteriormente il mercato azionario. Quindi la spirale che è iniziata all'inizio dell'anno 2022. Tu dicevi prima, erano pochi quelli che si aspettavano una situazione del genere nel 2022. Io ero tra quelli che si aspettavano una situazione del genere, perché da fine 2021, che prospettavo un anno difficile per il 2022, abbiamo avuto un forte trimestre ribassista. Probabilmente nella seduta del 7 marzo in Europa abbiamo avuto una fase di climax che potrebbe aver fatto segnare un minimo. Questa fase di climax però ancora non l'ho vista in America, negli Stati Uniti. Quindi non escludo per gli Stati Uniti un ulteriore minimo inferiore al minimo di febbraio, magari nel corso del mese di marzo o nell'inizio del mese di aprile, perché c'è stato un forte minimo sul mercato europeo, sul DAX. Abbiamo visto l'apertura di questa settimana, di lunedì, addirittura a livelli di 12.500 punti, che erano i massimi del 2015. Il FIB ha toccato i 21.000, l'indice italiano. Quindi c'è stato un panico all'inizio della settimana. È un forte recupero. In America siamo ancora su livelli non distanti dai minimi, quindi il recupero è stato meno violento e non c'è stata quella fase di panico che potrebbe far segnare un minimo trimestrale. Quindi facciamo attenzione a ritenere già fatto il minimo in America. Allora, intanto ricordo a tutti, per quanto concerne sempre la BCE, poi mi sposto subitissimo verso le domande dei nostri telespettatori. L'unica sorpresa per il mercato è stata ovviamente che l'Eurotower, scusate, ha rivisto il programma di acquisti APP, che è un programma lanciato ben prima del PEP. Per i prossimi mesi gli acquisti netti mensili nell'ambito dell'APP ammonteranno a 40 miliardi di euro ad aprile, 30 miliardi a maggio e 20 miliardi a giugno. Cosa significa questo? Che comunque la liquidità diminuirà sempre di più perché effettivamente l'inflazione è troppo alta. Il PEP invece terminerà a marzo. Detto ciò, i tassi sono rimasti invariati almeno per ora. Focus ovviamente sulle domande dei nostri telespettatori. Inizio con Carlo che ci chiede un parere su Bumble quotato sul Nasdaq, il ticker è BMBL, e poi Fabrizio ci chiede un'analisi su Azimod. Da dove iniziamo? Allora, Bamar come BM? BMBL. BMBL quotato sul Nasdaq. Intanto lo sto mostrando io, meno 1,44%, questo è un grafico daily per i nostri telespettatori per avere un'idea un po' più chiara, cede l'1,27% a 23,34 dollari. Sì, ha avuto un minimo importante nella seduta di 2 giorni fa, adesso sta tentando un recupero. Questo, se non mi sbaglio, è il titolo del dating, credo sia quello. Ha segnato un minimo importante, quindi adesso siamo a 23,78 la quotazione. C'è stata l'apertura in gap nella seduta di ieri. Probabilmente il minimo fatto a 16 è un minimo di ripartenza, quindi si possono provare delle posizioni a rialzo, magari con size ridotte inizialmente. Lo stop va messo sotto al minimo del mese di marzo, quindi sotto i 15,50, 15,40 ha fatto di minimo, mettiamo uno stop, diciamo, sotto i 15, si può iniziare ad accumulare il titolo su quest'area. Il movimento è un movimento di ripartenza. Ecco, sì, è un'app online di dating, hai perfettamente ragione. La prossima domanda riguarda Azimut e dunque implica tornare, a Piazza Affari. Azimut è stato fortemente penalizzato in questo 2022, come tutti i titoli finanziari, anche del risparmio. Ha avuto quel minimo al quale facevo riferimento il giorno 7 marzo. Quello è un livello importante di riferimento. A mio avviso, il mercato italiano,
il settore bancario e in generale il mercato europeo potrebbe aver visto il minimo trimestrale nella seduta del 7 marzo, che tra l'altro è anche una seduta ciclica perché chiude un ciclo importante. Io utilizzo le tecniche annue, quindi si è chiuso sul DAX un ciclo di 15 anni dal minimo anzi più di un ciclo. Abbiamo anche il ciclo 19 anni dal minimo del 2003 sul DAX, quindi questo minimo visto a marzo potrebbe essere un minimo importante. Su Azimut le escursioni sono ancora molto ampie, quindi c'è elevata volatilità. Chi vuole provare il rialzo in questa fase lo deve fare con size minimi e lo stop va assolutamente messo sotto il minimo che abbiamo visto il 7 marzo. Quindi diciamo sul grafico settimanale, sul minimo di questa settimana, il minimo fatto lunedì. Allora, vado subito a leggerti la domanda di Fiorentino. Buongiorno, dopo il forte rialzo e successiva correzione, oggi su questi livelli vendere o tenere, fino a che prezzi? Se siamo sul mercato europeo, ripeto, sul mercato europeo potremmo aver visto un minimo, quindi gli eventuali cali che avremo oggi e magari anche la settimana prossima potrebbero essere occasioni di acquisto. In America aspetterei, proprio perché non ho visto quella fase di climax che c'è stata in Europa con quel panico. Lì sono entrate le mani forti, ho visto le mani forti che entravano su molti titoli principali dei vari listini europei. Ci sono stati acquisti forti. A mio avviso quel minimo potrebbe essere un minimo del trimestre. Però mi riferisco all'Europa. Lo scenario che mi prospetto è che magari l'Europa regge il minimo del 7 marzo, l'America invece va a fare un minimo di raccordo diciamo, tra la fine di questa settimana, tra le due domani e la prossima settimana, e poi fissare questo minimo trimestrale per dare poi un rimbalzo, perché comunque siamo in un trend ribassista. Il massimo fatto a gennaio, a mio avviso, ha le caratteristiche per restare il massimo del semestre, poi magari alla fine del 2022 vediamo se riusciamo a recuperare i valori, ma il massimo fatto a gennaio su tutti gli indici, gli indici europei e gli indici americani, a mio avviso, è destinato a restare per parecchi mesi. Allora, vado con la prossima domanda. Ci scrive ovviamente G, che è Giulio. Buonasera Alessandra, se possibile un'analisi di Amazon in ragione ovviamente dello stock split annunciato proprio oggi, però forse bisogna dire qua che non cambia troppo dopo lo stock split, appunto. Non lo so Paolo, dimmi tu. Allora, lo stock split è stato annunciato, deve essere approvato dal Consiglio di amministrazione, quindi è stato proposto. È uno stock split importante perché è 20 a 1. Eh sì. Il motivo principale risiede nel fatto che il titolo Amazon adesso era un po' proibitivo per i retails, perché quotava l'azione ha quotato per tutto il 2021, gran parte del 2020 e tutto il 2021 al di sopra dei 3.000 dollari. Quindi uno split favorirebbe l'acquisto da parte dei retail, quindi una diluizione dell'azionariato, ma il principale motivo è che l'azienda vorrebbe utilizzare anche le azioni come compenso per i suoi dipendenti. Quindi uno dei motivi è questo. Solitamente abbiamo visto in un trend rialzista lo split ha sempre favorito, ha favorito il titolo. Abbiamo visto cosa è successo con Tesla, è successo con Apple, anche se inizialmente nelle prime sedute abbiamo avuto dei ribassi, poi c'è stata la prosecuzione del rialzo. In questa fase io starei attento perché potrebbe essere un effetto di distribuzione ulteriore verso le mani deboli, cioè dalle mani forti alle mani deboli. Abbiamo visto che già in passato gli azionisti principali, Bezos e gli altri azionisti principali di Amazon, hanno liquidato grosse quote diciamo, in corrispondenza dei massimi che ha fatto segnare il titolo. Questo è stato fatto non soltanto per Amazon, ma anche per gli altri titoli. Abbiamo visto Tesla e la stessa Apple ha avuto una situazione del genere. Quindi la diluizione in questo caso,
potrebbe anche non favorire il titolo. Tecnicamente il titolo non è messo benissimo perché ha violato un'area di trading range, adesso sta facendo un pullback, ma il segnale dato non è un segnale positivo. Intanto volevo solo specificare, questa è una notizia da più o meno 9 minuti fa, che il consiglio di amministrazione appunto di Amazon ha approvato un stock split, ovvero frazionamento 20 per 1, e quindi, come detto, si rivolge, diciamo, anche ai piccoli investitori, o diciamo non necessariamente, ma anche, diciamo, ai investitori meno potenti in termini di liquidità rispetto ai grandi fondi. Quindi vale la pena? Ma ripeto, dal punto di vista tecnico, Amazon come realtà di azienda è sempre Amazon, quindi nel portafoglio avere un titolo come Amazon ne vale sempre la pena. Però dal punto di vista tecnico adesso abbiamo avuto una forte fase distributiva e abbiamo avuto la violazione del trading range. Siamo a un pullback, adesso sta recuperando. A mio avviso, finché è sopra gli attuali 3.100 punti, che saranno 152-153 della nuova quotazione dopo post split, al di sotto dei 150, diciamo, io sarei un po' attento perché potrebbe scivolare anche in maniera più pesante il titolo. Allora, altro titolo molto interessante, almeno nel corso di questa giornata, che ha pubblicato i conti, fra le altre cose, è Wheels Up Experience, il ticker è UP. Andiamo a vedere rapidamente la performance di UP, decisamente diciamo a 20 minuti già dall'apertura dei mercati. In effetti cede il 3,22%, non piace al mercato ciò che ha visto in termini di diciamo trimestrali: 31 centesimi utile per azione, perdita per azione ovviamente 6 centesimi di più rispetto alle previsioni, e abbiamo visto che il revenue comunque rimane a 345 milioni, e diciamo è un numero non troppo soddisfacente. No, il titolo è in un trend marcatamente ribassista, ha fatto segnare il minimo a febbraio, sulla famosa seduta del 24 febbraio. Aspetterei una fase un po' più prolungata di accumulazione, diciamo, una fase di prezzo un po' più stabilizzata per iniziare a valutare degli acquisti. Qui la tendenza è chiaramente ribassista. Non ha mai superato un massimo di swing da tempo, dal top che ha fatto a luglio. Aspetterei di investire. Allora, l'ultimo titolo di cui volevo chiederti, per quanto concerne Wall Street, è CrowdStrike, il ticker è CRWD. Qua invece un'interpretazione del mercato e le trimestrali molto diversa, e c'è un rialzo del 12% a 190 dollari per azione. Qua invece. Sì, qui abbiamo avuto, a differenza dell'altro titolo, qui già abbiamo avuto un accenno di tendenza positiva perché vediamo tre minimi in successione rialzista. Quindi anche la seduta di oggi vede un gap up di una forza dopo i dati trimestrali naturalmente accolti bene dal mercato. Il titolo, tra l'altro, ha una quotazione non bassa, non parliamo di un titolo che sta al di sotto di 10 dollari. Il titolo precedente quotava 3 dollari, questo 100, quasi 190. È un titolo sul quale si potrebbe anche provare degli acquisti. Gli stop vanno posizionati sotto all'ultimo minimo a 158, credo sia 157, mettiamo 157 di stop. Target possibili anche l'area dei 210. Intanto ci ricorda Rosi che Azimut ha pubblicato i conti, assolutamente sì, abbiamo visto un po' tutti i numeri di Azimut, ne abbiamo anche analizzato il titolo. Utile record nel 2021 a 605 milioni e dividendo ad 1,30 euro, quindi niente male decisamente. Ti chiedo un parere invece su Tenaris, ci scrive un altro amico chiedendo Eni, tenere o vendere? Da dove iniziamo? Tenaris, è un titolo molto interessante anche perché potrebbe essere coinvolto nella costruzione di nuovi gasdotti, perché è un titolo che fa tubi.
ed è una delle aziende, a mio avviso, più interessanti in questa fase. Poi ci sono anche altre aziende, magari dopo ne segnalo qualcuna che stavo già segnalato ai miei clienti. Sia Tenaris sia Eni stanno traendo forti vantaggi dalla forte escursione che ha avuto il petrolio greggio. Abbiamo visto che ha raggiunto nelle scorse sedute l'area dei 130 dollari. Adesso si sta mantenendo al di sopra dei 100 dollari. Oggi siamo a 111. Ha fatto delle escursioni, sta facendo delle escursioni molto violente, naturalmente determinate dalla situazione di blocco che ha avuto l'esportazione del petrolio russo. Tenaris è un titolo interessante. Sì, io mi sento di consigliarlo in questa fase. Su Eni, diciamo che ha avuto già un forte rialzo dovuto all'escursione sul petrolio. Potremmo anche scegliere di vedere altro. In questa fase vanno scelti i titoli dell'energia. In America abbiamo visto che ci sono dei settori che hanno fatto molto bene, dei titoli petroliferi di estrazione, sia di estrazione dei minerari sia di estrazione di oil and gas. In Italia abbiamo non tanti titoli, ma abbiamo dei titoli che si sono quotati anche da poco, oppure aziende che comunque sono nate da accorpamento di altre aziende. Nel settore dell'energia, a mio avviso, ci sono delle occasioni interessanti. Oggi abbiamo, tra i titoli che io vorrei far vedere, c'è un titolo che si chiama Algowatt, ALW è il ticker. Non so se hai la possibilità di farlo far vedere. Sì, eccolo qua. È un titolo che è del settore energetico, ha avuto una lunghissima fase di accumulazione e negli ultimi giorni ha avuto forti volumi e si sta portando alla parte alta del trading range. A mio avviso, titoli del genere, in una fase del genere in cui c'è una richiesta di energie alternative, questo è un titolo che opera nella parte informatica del settore energia, sono titoli che possono presentare delle occasioni importanti di investimento. Ecco, teniamolo sotto occhio, vediamo come si comporta se dovesse superare questa fase lunga di accumulazione. Chiarissima accumulazione, perché è dal 2018 che sta in questa fase di prezzo, diciamo un'esplosione al di sopra dei 0,52-0,55 potrebbe portare il titolo ad avere escursioni molto violente al rialzo. Ecco, questa è un'occasione che è da valutare. Grazie mille, come sempre Paolo Nardovino, Main Trend Analysis, grazie per essere stato con noi, alla prossima, nel frattempo buon lavoro. Grazie a voi, un caro saluto a tutti.